Ciao e benvenuti in questo video. Io sono Sara e sono una fashion stylist e una consulente di immagine. Oggi parliamo di un argomento super delicato: come nascondere la pancetta. Tutte ce l'abbiamo, dai, diciamocelo che purtroppo, soprattutto in questo periodo, nonostante la buona volontà di allenarsi ci fosse, purtroppo la pancetta l'abbiamo messa su. Saranno stati 1000 piatti che abbiamo cucinato, le ricette con cui ci siamo sbizzarrite, il poco movimento. C'è chi è fortunato e mette i chili che prende in posti estremamente buoni e strategici, chi invece li mette in posti molto meno strategici e anzi nostri nemici. Oggi però vediamo insieme come provare a nascondere e valorizzare invece quei punti che sono i nostri punti forti, quelli che vogliamo mettere in luce. 7 trucchetti quindi da tenere assolutamente presenti mentre si sta creando l'outfit della giornata. Prima di iniziare ricordati di lasciare un like e di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, che mi fa super piacere. E adesso iniziamo subito. Primo consiglio: scegliere la biancheria intima corretta, non troppo stretta e non troppo larga. Partiamo proprio quindi dalle basi, dal principio del nostro look. Se scegliamo infatti una biancheria sbagliata, come per esempio uno slip troppo stretto, questo andrà ad enfatizzare e anzi forse a creare ancora di più i rotolini sulla zona della pancia o della vita, o comunque metterà in risalto i nostri fianchi. Quindi una cosa veramente brutta che possiamo semplicemente e facilmente evitare indossando la misura corretta. Di conseguenza opta per un intimo ad hoc, meglio se a vita alta, perché in questo modo farà anche un po' effetto contenitivo. Che sia culotto o perizoma, quello con cui ti trovi meglio, ormai davvero ne vediamo di tantissimi tipi. Un altro trucchetto che ti consiglio di tenere a mente è quello dello shapewear, ovvero dell'intimo modellante. Ormai tutte le case di moda, di intimo, le propongono e sono proprio dei body o anche semplicemente delle mutande, però modellanti, quindi che modellano il tuo fisico mettendo in luce i punti forti e andando a creare le curve, diciamo, nei punti corretti. Te ne metto qua diversi tipi, sul mercato ce ne sono davvero tanti. Ti metto quelli più centrati appunto sul contenere magari la pancetta, però puoi scegliere quello più giusto per te. Ci sono, come vedi, sia interi, sia che arrivano soltanto alla vita, quelli che arrivano fino al seno, quelli che scendono sulla coscia, quelli che si fermano al fianco, quindi davvero un po' per tutti i gusti e per tutte le necessità. Non avere paura di indossarli anche se sei molto giovane, infatti vengono indossati praticamente da tutte le celebrity prima di tutto, ma poi non c'è niente di male, è semplicemente una biancheria intima che una volta indossata al di sotto dei vestiti non si nota completamente, anzi ti va proprio ad aiutare, ti rendere anche proprio più sicura di te. Diciamo che devi trovare appunto quella più comoda e il modello corretto soprattutto. Secondo consiglio, punta sulle scollature e sullo scollo a V. In generale, quindi un po' per tutti i nostri difetti, quello che possiamo fare per aiutare a nasconderli è puntare l'attenzione sui nostri punti più forti. Quindi appunto nascondere, mascherare un po' quelli che sono i nostri difetti mettendo in luce i nostri pregi. Questo vale appunto per tutto. In particolare, se il nostro punto debole, come in questo caso, è la zona pancia-vita, quello che puoi fare è mettere in risalto il tuo décolleté, anche se non è estremamente prosperoso. E non intendo solo con scollature estremamente profonde, ma anche con dei pedicolli particolari. Abbiamo visto quanto di moda vanno scolli asimmetrici, a cuore, quindi degli scolli che catturano l'attenzione. Cosa c'è meglio di questo per nascondere la nostra pancia? Niente. Quindi cattura proprio l'attenzione grazie a delle parti magari scoperte, oppure se hai delle belle gambe, punta sulle gambe. Quindi è un ottimo modo. Poi se ci possiamo permettere lo scollo a V molto profondo, ben venga, però questo dipende un po' dai tuoi gusti, dalle tue necessità, insomma, da come ti senti tu. Però davvero ci sono tantissimi tipi di scolli con cui possiamo giocare e divertirci. Terzo consiglio, scegli la vita alta. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, la vita alta è una grande amica di chi ha un po' di pancetta. L'importante è scegliere la taglia corretta, quindi non troppo stretta, che sennò andrebbe a mettere in luce i nostri rotolini, anzi a definirli ancora di più, e non troppo larga perché sennò l'effetto non ci piace.
la taglia giusta, la tua taglia. Questo tipo di vita contiene infatti i nostri piccoli difetti e va a dare un effetto molto più snellente perché ti allunga proprio anche le gambe, quindi sembri subito più alta. Al contrario, evita assolutamente la vita bassa che andrebbe a mettere in risalto quel punto e non ci aiuterebbe per niente. Quarto consiglio, opta per vestiti con la vita segnata, quindi quegli abiti chemisier o comunque ad A, in modo tale proprio che la parte superiore, quindi la parte delle spalle e del seno, siano attillate, più o meno attillate, ovviamente non vogliamo una cosa super stretta, però a seconda di cosa ti puoi permettere, e che poi la parte da, diciamo più o meno dalla vita, massimo ombelico in giù, sia più larga, in modo tale che la nostra pancia sia ricoperta da un tessuto morbido che non la vada a mettere in risalto. Al contrario, evita assolutamente i vestiti stile impero, quindi quelli che tagliano proprio sotto il seno e poi scendono con la gonna morbida, perché se si ha un po' di pancia si può avere subito l'effetto dolce attesa che vogliamo evitare, e poi tutti quegli abiti estremamente attillati nella zona pancia. Quelli assolutamente non aiutano. Opta sempre per un materiale, un tessuto leggero, un tessuto morbido, mai troppo rigido. Ricordati che dove abbiamo delle rotondità, il tessuto deve essere morbido. Quinto consiglio che ti do è quello di optare sempre per giacche o cardigan aperti. Fare un blazer aperto è un ottimo modo per nascondere la nostra pancetta, per mascherarla e anche i nostri fianchi. Indossalo con al di sotto una camicetta o una maglietta. Mi raccomando, mai troppo aderente, mai troppo over, la giusta misura. L'importante è che sia comunque di un tessuto morbido. Mi raccomando che la giacca o il cardigan arrivino almeno fino all'altezza dei fianchi. Il trucco dove sta? Sta nelle linee della nostra giacca, quindi delle due parti, diciamo, che vanno a slanciare e a dimagrire la figura, mettendo assolutamente in secondo piano, facendo passare inosservata la nostra pancetta. Sesto consiglio, no ai piumini e sì ai cappotti. È un consiglio forse un po' più invernale, ma che in realtà possiamo benissimo portare in versione estiva primaverile, se diciamo no alle giacche corte, sì ai trench. Comunque riprendiamo un po' il punto precedente, quindi sì ai cappotti, a tutti quei capi che hanno delle linee dritte e che cadono dritti in modo da slanciarci e da nascondere la pancia. No invece a tutti quei piumini, bomber, giacche che sono corte, che cadono proprio all'altezza della nostra pancia, andandola quindi a mettere in risalto, puntando proprio tutta l'attenzione là. Aggiungerebbero infatti troppo volume alla zona che per noi è già voluminosa e quindi non ci aiuterebbero per niente. Settimo e ultimo consiglio, attenzione alle stampe. Le stampe possono essere nostre amiche, ma anche nostre acerrime nemiche. In linea generale, dove metti la stampa, l'attenzione viene catturata. Quindi evita assolutamente di metterla in punti che per te non sono forti, come in questo caso la pancia, perché andrà a enfatizzarle, a portare l'attenzione di chi ti guarda su quel punto. Ponile su quei punti che invece sono i tuoi punti forti, quelli che vuoi valorizzare, che vuoi che la gente guardi. Quindi non optare mai per una maglietta che abbia magari sulla parte inferiore una bella stampa, dei bei fiori, perché sarebbe per te la rovina. Mi raccomando, facci attenzione perché sono proprio quei dettagli che ti aiutano davvero tanto o ti possono fregare. Ecco quindi i miei 7 consigli per nascondere la pancetta e valorizzarci al meglio. Ricorda che la moda è una nostra grandissima alleata e per tutti i nostri punti no, c'è sempre un punto sì da mettere in risalto, quindi un punto sì su cui puntare, e spesso e volentieri è molto più di uno, sono molto di più i nostri pregi che i nostri difetti. Quindi cerchiamo di capirci, di conoscere il nostro fisico, il nostro corpo e i nostri punti forti e i punti deboli. Solo così potremo davvero vestirci al meglio. Ti ringrazio per aver guardato questo video, ricordati di lasciare un like e di iscriverti al canale, spero ti sia stato utile e ci vediamo al prossimo.